È venerdì 26 maggio e questa è la prima edizione di Canale 10 News. Ecco i titoli. Sui social torna l'allarme sulla presunta banda del furgone bianco che rapirebbe i cani tra Ostia, Infernetto e Casal Palocco, ma continuano a mancare le denunce. 300 milioni di euro per rendere la capitale più sicura è lo stanziamento che l'amministrazione sta utilizzando per riqualificare tutta la grande viabilità. Furti nelle classi, bullismo, mancanza di regole. I genitori degli studenti dell'Istituto Superiore Enrico Mattei di Cerveteri chiedono maggiore chiarezza. Ripartiamo. Sulla spiaggia della Palude di Torre Flavia si è svolto l'evento inaugurale dell'opera di riqualificazione e tutela realizzata dal WWF. L'impianto di Via Nostra Signora di Bonari ad Ostia Ponente ha ospitato un contest di breakdance. Proseguono gli eventi per festeggiare il ventennale di The Spot. L'avete sentito dunque, nel decimo municipio torna la psicosi relativa al rapimento dei cani per mano della cosiddetta banda del furgone bianco. Nonostante le segnalazioni numerose su Facebook, mancherebbero però le denunce. Il servizio di Francesca Del Mastro. Attenzione, al parco di Via Stradella all'Infernetto hanno provato a portare via il nostro cane da mio figlio. Sui social è tornata alta l'attenzione sulla cosiddetta banda del furgone bianco, che agirebbe con l'intento di rubare i cani, ma poi, nei fatti, mancherebbero le denunce alle forze dell'ordine. La notizia, già nei mesi scorsi, tra febbraio e marzo, aveva scatenato il panico tra i proprietari, ma così come era comparsa sui social, la notizia nel giro di poco tempo è sparita, o almeno fino a qualche giorno fa. Purtroppo il social, Facebook, Instagram, che dovrebbero essere mezzi di comunicazione o salotti virtuali di condivisione anche per risolvere delle questioni, sta diventando invece lo strumento per molti, per i like, per una forma di protagonismo. E questo sta creando anche però in alcune situazioni, come la storia del furgone bianco e in altre segnalazioni, una forma di psicosi ingiustificata che poi va tutto in gazzar, perché il tutto mai supportato da una denuncia reale, ma solo da una segnalazione o da qualche notizia buttata lì sui social e condivisa a tappeto. C'è da dire che l'allarme è tornato alto dopo il rapimento di un cane avvenuto all'interno di un'abitazione di Casal Palocco. Come testimoniano le immagini della videosorveglianza, un uomo si è introdotto in casa e ha portato via una maltesina di 2 anni. L'invito dell'ENPA, così come di tante altre rinomate associazioni animaliste, è di recarsi alle forze dell'ordine per denunciare episodi simili. Noi ovviamente non siamo qui a dire che non è successo nulla, noi siamo qui a dire che deve assolutamente scattare una denuncia. Assolutamente sì, la denuncia deve essere sempre presentata agli organi di polizia, perché una denuncia, anche se a noi può sembrare una cosa superficiale, però tutto può servire agli inquirenti per avere, diciamo, degli elementi in più anche per avviare un'indagine seria, perché le segnalazioni fatte sui social così, buttate così, senza che nessuno ci metta la faccia con una denuncia reale, ufficiale, non consente agli organi di polizia di poter procedere ad un'indagine, ad un'inchiesta. Tu devi denunciare, perché se c'è stata un'aggressione, se c'è un pericolo, tu devi tutelare te stesso, ma soprattutto le persone che possono incappare in una situazione del genere. Un'anziana di Vitini è riuscita a sventare un tentativo di truffa. Un uomo le ha chiesto al telefono di consegnargli denaro e gioielli per liberare il nipote sequestrato. Il ragazzo però era in casa con lei. La donna a quel punto ha avuto la lucidità di fingere di cadere nel tranello e chiamare al contempo i carabinieri. Quando alla porta si sono presentati 2 giovani di Napoli per farsi consegnare il riscatto, i militari li hanno arrestati. A Dragona una 23enne invece è finita in manette per rapina. La giovane entrata in un negozio di via Francesco Donati ha aggredito fisicamente la titolare, le ha strappato il telefonino ed è uscita. Sul posto però sono subito arrivati gli agenti del commissariato di Ostia, chiamati dalla negoziante. I poliziotti hanno trovato la ragazza poco distante con ancora il cellulare della donna nella borsa. Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha presentato il piano di riqualificazione delle strade della capitale. Sentiamo insieme di cosa si tratta.
Roma si fa strada, è il nome del piano presentato dal sindaco Roberto Gualtieri che prevede una riqualificazione straordinaria della grande viabilità dove, secondo il Campidoglio, circola il 65% del traffico cittadino. L'obiettivo dell'amministrazione è intervenire entro la fine della consiliatura su tutta la rete grazie ad un massiccio investimento di circa 300 milioni di euro tra fondi capitolini e giubilari. I primi lavori sono stati eseguiti già nel 2021 su via Salaria, via Portuense, via Casilino e via Tuscolana. Attualmente sono in corso interventi su Laurentina, Ardeatina, Ostiense e via del Mare, mentre lunedì prossimo partiranno i cantieri sulla tangenziale est, su via Trionfale e sulla Braccianese. Non pezze, assicura il sindaco, ma opere strutturali che dureranno nel tempo. Non parliamo solo di asfalto, ma di ripristino della segnaletica orizzontale e verticale e sfalcio di cigli stradali e caditoie, conclude Gualtieri. Tutti i cantieri sulle pavimentazioni saranno svolti in orario notturno per evitare il più possibile i disagi alla circolazione. Vagava in piazza Albania nel quartiere Aventino di Roma in stato confusionale. Una donna di 90 anni è stata salvata dagli agenti del decimo gruppo Mare che sono riusciti a tranquillizzarla e a risalire al numero di telefono di un nipote. Una volta raggiunti i familiari si è scoperto che la novantenne con problemi di memoria si era allontanata da casa e che i figli la stavano cercando disperatamente. È stato firmato il primo protocollo d'intesa cittadino tra l'ASL Roma 3 e i municipi 10, 11 e 12 per il supporto integrato ai disabili gravi. L'obiettivo del progetto Dopo di Noi è la stabilizzazione del coordinamento tra operatori ASL municipali al fine di garantire maggiore efficacia ai progetti di assistenza, ha dichiarato la delegata del sindaco di Roma, Giuseppina Maturani. L'assessore onorato invece è stato ad Ostia per una visita al PIT, il punto di informazione turistica rinnovato e potenziato. Devono andare su visita all'hotel Isola Sacra, in via della Scafa. Questo punto di informazione turistica è stato chiuso per tantissimo tempo e la cittadinanza lo reclamava. Adesso è operativo a tutti gli effetti, anche più bello. Credo che è giusto che i cittadini sappiano, questo punto informativo turistico è aperto 7 giorni su 7, 35 euro a settimana, grazie ai volontari della Prologo Ostia Mare di Roma, che oltre ai ragazzi del Servizio Civile Universale. Ma che materiale si può prendere all'interno, lo diciamo anche per i turisti? All'interno ci sono le guide di Ostia in inglese, in tedesco e in italiano, oltre le piantine. Quello che ci tengo ad evidenziare è che ormai diciamo, è diventato tipo un ufficio relazioni con il pubblico, perché la gente non ci chiede solo dove possono andare al mare o da vedere gli scavi, ma ci chiedono di tutto e di più. Gente che deve affittare casa, gente che chiede dove sta la farmacia. È diventato veramente una cosa molto importante. Noi ne siamo orgogliosi e ringrazio, come ripeto, i ragazzi del servizio civile e i volontari che gratuitamente stanno qui a prestare la loro opera. Grazie. Il mare di Roma, Ostia, tutto l'entroterra meritano molto di più da quello che ormai hanno ereditato da più di 10 anni. E riportare grandi appuntamenti, grandi eventi come sta avvenendo con il Giro d'Italia, dove metà del percorso è nel decimo municipio, vuol dire più di 50 minuti di esposizione video ad oltre 800 milioni di spettatori. E dare anche dei piccoli segnali concreti, è il caso di questo punto di informazione turistica che aprì tanti anni fa. All'epoca ero qui in municipio, ero proprio assessore al turismo, e anche fare un restyling estetico con una comunicazione giusta ci sembra un atto minimo e doveroso, ma da fare, ecco, che non veniva fatto ormai da tanti anni. In più questo punto di informazione turistica l'abbiamo messo in rete con tutti gli altri punti di informazione turistica di Roma per dare informazioni sempre aggiornate e fare in modo che i turisti che arrivano a questo punto sappiano cosa fare, dove andare e che iniziative comune mette in campo anche a titolo gratuito per permettere un'accoglienza che sia davvero al massimo livello. Con 325 milioni di euro la compagnia di bandiera tedesca Lufthansa acquisisce il 41% dell'italiana ITA. Il Ministero dell'Economia ha raggiunto l'accordo con i vertici dell'azienda di Berlino. Resta però il nodo degli stipendi del personale. I sindacati sono ottimisti. Si tratta di un'ottima opportunità per ITA e per i lavoratori. Ci aspettiamo ora di essere coinvolti per rappresentarne la voce, dichiarano i segretari della UIL Tarlazzi e Viglietti.
La Giunta della Regione Lazio ha incontrato i sindaci dei 21 comuni del litorale laziale per illustrare le linee guida per la stagione balneare 2023. Gli assessori hanno annunciato lo sblocco di 2 milioni e mezzo di euro di fondi regionali da suddividere tra i comuni interessati, che dovranno essere destinati all'incremento delle attività turistiche, alla pulizia delle spiagge e alla sicurezza dei bagnanti. Al via la mobilitazione cittadina per difendere il lago Bullicante. Nell'area verde, infatti, tra Largo Preneste e Via del Portonaccio, sta per essere realizzato un polo logistico. Il 5 giugno un corteo attraverserà la capitale per raggiungere il Campidoglio. Ce ne parla Siria Guerrieri. Nell'area verde del lago Bullicante, tra Largo Preneste e Via del Portonaccio, sta per essere realizzato un polo logistico di 4 ettari. Il prezioso ecosistema naturale di animali e piante, rigeneratosi spontaneamente in una delle zone di Roma più inquinate, rischia di scomparire. È un monumento naturale che è oltretutto uno dei punti di particolare interesse proprio dell'intero sistema dei parchi di Roma Natura, proprio perché c'è una natura che si è ripresa, un'area post-industriale, quindi, e che rappresenta molto per quel territorio e quel quadrante. E oggi c'è però anche un elemento nuovo, che è quello di un permesso a costruire, a fare delle cose, a realizzare delle cose per la proprietà di quegli ettari che sono rimasti fuori, rilasciato dal Comune di Roma, e quindi c'è anche un'attività da parte del territorio perché questa cosa venga rimessa in discussione o che comunque possa essere compatibile con il fatto che tu sei sul confine di un monumento naturale, si metta al sicuro dal punto di vista ambientale ma anche proprio della fruizione tutto il monumento naturale. È stato anche presentato un importantissimo ricorso. Abbiamo fatto ricorso perché secondo noi le ambiguità di questa autorizzazione al polo logistico sono molte. Innanzitutto è un polo logistico che non è compatibile con la destinazione di piano regolatore, che è a Verde e Servizi, e quindi ci devono dire perché non si seguono le indicazioni di piano. L'avvocatura del comune ha preso le parti della proprietà privata, quindi la sospensione cautelare non è stata concessa. Ci aspettiamo che nell'udienza di merito invece il comune sia dalla parte della collettività, quantomeno della tutela del bene pubblico, che in questo modo invece è a rischio. Sono in preparazione grandi mobilitazioni, è così? Il 5 giugno, in occasione della giornata mondiale per l'ambiente, la foresta si metterà di nuovo in cammino. La foresta che è fatta dalla comunità, delle persone, ci prepareremo il giorno prima, il 4 giugno, al Parco delle Energie nel pomeriggio dalle ore 15. Il sindaco, al quale porteremo i doni di questa biodiversità, l'acqua, il miele, le fronde di questo luogo, e una lettera aperta in cui appunto chiederemo esplicitamente di esprimersi in coerenza con quella che è stata l'espressione capitolina dell'assemblea appunto del gennaio scorso, che all'unanimità aveva votato la tutela di tutto questo luogo. Stanno per finire i disagi al traffico in via di Pratica di Mare a Pomezia. I lavori per il ripristino del manto stradale proseguiranno infatti fino a domani. La strada sarà chiusa in orario notturno tra le 20 e le 6 del mattino. Gli automobilisti potranno transitare in alternativa in via Monte d'Oro. Furti nelle classi, bullismo e mancanza di regole. I genitori dell'Istituto Enrico Mattei di Cerveteri denunciano la situazione vissuta dagli studenti e chiedono una scuola più sicura. Il servizio è di Fabio Nori. Alcuni genitori degli alunni dell'Istituto di Scuola Superiore Enrico Mattei di Cerveteri chiedono una scuola più sicura, motivo che li ha spinti a protestare. Vogliono che sia applicato il regolamento d'istituto, vogliono che sia applicata la legge contro il fumo, vogliono che sia, i ragazzi possano stare in sicurezza e che non gli venga detto che la colpa dei furti nelle classi è loro che si portano i soldi e i documenti negli zaini. I soldi possono servire alle merende, i documenti servono a quei ragazzi che viaggiano sui mezzi pubblici. Sono la mamma di un bambino che 3 mesi fa ha subito bullismo da 3 delinquenti incappucciati e dove è stato minacciato di morte. Io ho fatto la denuncia ai carabinieri, ho chiesto sicurezza al preside, di più controlli, cioè anche telecamere nei vicoli, e mi è stato detto che non ci sono.
Sicuramente nelle loro intenzioni ci sono aspetti legati più a temi sociali che vanno oltre la qualità degli insegnamenti di cui si fregia l'istituto. Siamo qui di fronte al Mattei e siamo un gruppo di mamme che stanno protestando per quello che succede, la mancanza di sicurezza e gli atti di bullismo, i furti che sono accaduti all'interno della nostra scuola. E sono cose che succederanno sicuramente in tutte le altre scuole, ma in questa scuola noi non vogliamo più che succedano. Abbiamo fatto un esposto al preside chiedendo più sicurezza, più controllo, sia per quanto riguarda i furti e il bullismo, ma soprattutto anche per il fumo. Ci sono ragazzi che puntualmente si fermano nei giardini, fumano, vanno nei bagni e fanno quello che vogliono. Dentro questa scuola questa gente non la vogliamo più, vogliamo una scuola sicura e che dia un futuro ai nostri figli. A 4 anni dal trasferimento del centro per l'impiego da Civitavecchia a Tarquinia non è stata ancora trovata una soluzione che consenta ai cittadini di disporre di un servizio indispensabile nel territorio. Lo ha dichiarato la capogruppo di Azione Italia Viva alla Regione, Marietta Tidei, che ha aggiunto: ho depositato un'interrogazione per chiedere all'assessore al lavoro Giuseppe Schiboni come intenda procedere per assicurare il ripristino della funzionalità del centro per l'impiego. Proseguono i lavori di riqualificazione della stazione ferroviaria di Santa Marinella. L'amministrazione comunale ha fatto sapere che entro la fine dell'anno sarà concluso il restyling dello scalo. È in corso la realizzazione della struttura per i nuovi bagni, ha dichiarato il consigliere Andrea Manati, e nel frattempo si sta procedendo allo scavo per il nuovo ascensore ai binari 1 e 3. Ma ecco di cosa parleremo tra poco nella seconda parte del TG. Sulla spiaggia della palude di Torre Flavia si è svolto l'evento inaugurale dell'opera di riqualificazione e tutela realizzata dal WWF dal titolo Ripartiamo. Proseguono gli eventi per festeggiare il ventennale di The Spot. L'impianto di Via Nostra Signora di Bonari ad Ostia Ponente ha ospitato un contest di breakdance. Il Comune di Ladispoli ha ospitato il progetto Ripartiamo, con 2 appuntamenti dedicati alla tutela del monumento naturale Palude di Torre Flavia. Gloria Piccioli. Sulla spiaggia della palude di Torre Flavia a Ladispoli si è svolto l'evento di inaugurazione dell'intervento di riqualifica e tutela realizzato dal WWF nell'ambito del progetto Ripartiamo. Inoltre, la riserva naturale ha ospitato un'attività educativa dedicata ai bambini della scuola elementare Don Nicolino Merlo. Gli alunni, divisi in piccoli gruppi, hanno seguito delle sessioni didattiche per scoprire l'ecosistema dell'area. L'incontro è stato moderato dal consigliere comunale delegato alle aree protette Filippo Moretti. In queste dune c'è un bel valore, ecco perché noi tra l'altro il parco l'abbiamo chiamato Isola del Tesoro, perché c'è un tesoro di natura. Questo valore è rappresentato da specie floristiche, la flora delle dune, dove c'è la camomilla di mare, il giglio di mare, la calcatreppola che è una specie spinosissima e tantissime altre. Pensate che sono specie adattate a vivere su sabbie che arrivano a 60-70 gradi, quindi sono specie incredibili, più i 2 piccoli principini che sono il corriere piccolo e il fratino. Il fratino, pensate che in tutto il Lazio è presente con solo 5 coppie che nidificano, in solo 5 coppie, e una sta da noi a Torre Flavia tutti gli anni. Poi nel 2019 si è fatta anche una passeggiata sulle dune, una caretta, cioè una tartaruga di mare, quindi è un ambiente molto attrattivo, molto particolare. E basta poco per farlo nascere, basta recintare e non calpestare. Ci troviamo nell'area antistante la palude di Torre Flavia, che è un posto strategico dal punto di vista della biodiversità, perché abbiamo una duna nascente, che è uno appunto degli ambienti, no? Gli ambienti dunali più minacciati che abbiamo in Italia, che si sta lentamente riformando. E quindi siamo intervenuti qua per andare a tutelare questo ambiente e quindi di conseguenza anche consentire la nidificazione in tutta tranquillità di questi uccelli in un'area che è anche frequentata da bagnanti, da turisti. Abbiamo dotato l'area di una serie di infrastrutture leggere che sono utili per limitare quelle che sono le minacce antropiche portate da un uso dell'area indisciplinato.
Quindi nello specifico possiamo trovare passerelle, due altane anzi per la supervisione dei bagnanti e la supervisione ai nidi e delle delimitazioni corredate da cartellonistica divulgativa che è appunto esplicativa dell'habitat e delle esigenze dell'area in cui ci troviamo. Tutto ciò è fondamentale per favorire quella che è la convivenza tra l'uomo e la natura su delle aree che comunque hanno un elevato pregio naturalistico nonostante siano così vicino alla città. Ed ecco l'agenda di Canale 10 News con gli appuntamenti di oggi. Venerdì 26 maggio al Teatro del Lido è possibile visitare la mostra Grafie del Corpo. In piazza Ancomarzio, a Ostia, la mostra fotografica è Il Giro, una storia d'Italia. Sempre ad Ostia, nella Sala Paolo Poli, alle 21, lo spettacolo deve ancora cominciare. Proseguono gli eventi per festeggiare il ventennale di The Spot. L'impianto di Via Nostra Signora di Bonaria, ad Ostia Ponente, ha ospitato un contest di breakdance. Per noi c'era Alberto Tabì. Continuano gli eventi organizzati per il 20° anniversario di The Spot, l'impianto situato ad Ostia Ponente, tradizionalmente dedicato allo skate, apre oggi ad un'altra disciplina, la breakdance. Oggi entriamo nella famiglia dell'hip hop. L'hip hop è fatto da queste arti, sport, chiamiamoli così, lifestyle. La breakdance è importantissimo questo appuntamento, un invitation che The Spot e Birokin propongono a livello nazionale. Abbiamo qua breakers da tutta Italia, siamo felicissimi e ricordiamo al pubblico che la breakdance ormai è una realtà sportiva molto interessante in quanto a Parigi nel 2024 sarà una delle discipline olimpiche. Come è articolata questa giornata? Allora, ci saranno tre categorie, sono 3 contro 3 di hip hop, mix e style, 1 contro 1 di breaking e ci saranno i cypher game. Cypher game sono simili giochi aperitivi, molto divertenti, molto fresh e andremo avanti fino alle 10. E adesso abbiamo iniziato con le selezioni del 3 contro 3, passeremo subito alle selezioni del breaking per finire poi con le finali e le fasi più accese. Senti, il livello di questa competizione? Livello abbastanza alto, anche perché in giuria abbiamo Amaro che è un fresco campione del Red Bull BC One, abbiamo Shot, abbiamo Cali che sono dei rappresentanti della scena hip hop romana che spingono sulla scena da anni. E gli iscritti anche, è veramente un alto livello. Un evento importante non soltanto per questa struttura ma anche per tutta Ostia. Assolutamente, Ostia ormai riesce ad ospitare eventi anche variegati come questo, noi siamo ovviamente orgogliosi anche perché questo è un evento che è propedeutico per la Coppa del Mondo di Skate che si avverrà in questo luogo e avverrà proprio ad Ostia rispetto a quello che è appunto Parigi 2024. Archiviato questo evento, The Spot torna alla sua tradizionale attività prima ancora della prova della Coppa del Mondo di ottobre. Il 15 e 16 di luglio infatti ci saranno i campionati italiani di skate. Da Ostia per Canale 10, Alberto Tabì. Presso il centro sportivo della Guardia di Finanza a Castel Porziano è andata in scena la premiazione del torneo Fair Play Fiamme Gialle 2023. Il riconoscimento è stato ottenuto dal liceo scientifico Pasteur di Roma che meglio di tutti ha portato avanti i valori del rispetto delle regole dell'avversario. 18 studenti dell'istituto sono stati ospiti della struttura per l'intera giornata durante la quale hanno assistito a dimostrazioni di varie discipline tra cui atletica, judo e tiro a segno. Per il momento è davvero tutto, io vi lascio con le previsioni meteo a cura del nostro esperto Flavio Bergonzini. Arrivederci. Task Force Service, vigilanza non armata H24, cooperativa Lido Pulizie per privati e condomini e Autofficina Carrozzeria Mamone, la scelta giusta, presentano. Benvenuti all'appuntamento con il meteo di venerdì 26 maggio. Il sole è sorto alle 5.42 e tramonta alle 20.33 minuti. Su Lazio inizialmente sereno, poi temporali interni di calore su Reatino e Frosinate, con temperature tra 13 e 27 gradi.
anche sul litorale, inizialmente sereno, poi probabile arrivo delle piogge e temporali soprattutto sul settore meridionale, con temperature minime di 17, massime di 26, umidità tra il 50 e il 60%, venti da ovest e nord-ovest forza 3-4 e mari poco mossi, con altezza delle onde da 30 a 60 cm e con una temperatura dell'acqua di circa 18 gradi. Domani, sabato 27 maggio, il sole sorgerà alle 5.42 e tramonterà alle 20.34 minuti. Su Lazio ritroveremo la medesima condizione, ancora temporali in sconfinamento su Reatino e Frosinate, ma con temperature tra 13 e 27 gradi. Anche sul litorale troveremo condizioni pressoché analoghe, con temperature minime di 18, massime di 25, umidità tra il 50 e il 60%, venti da ovest e nord-ovest forza 2-3 e mari poco mossi, con altezza delle onde da 30 a 60 cm e con una temperatura dell'acqua di circa 18 gradi. Con questo è tutto, appuntamento a domani. Arrivederci da Flavio Bergonzini. Task Force Service, vigilanza non armata H24, cooperativa Lido Pulizie per privati e condomini e Autofficina Carrozzeria Mamone, la scelta giusta, hanno presentato.